La manifestazione a Ponticelli, c'è ancora tanto lavoro da fare. L'ultimo omicidio commissionato dai clan la settimana scorsa è una scuola, la De Filippo, presidio di legalità nel territorio, ripetutamente oggetto di devastazioni e furti. Gli insegnanti resistono ma lanciano l'ennesimo appello per installare gli impianti di videosorveglianza. Resistiamo perché resistono le popolazioni. Abbiamo la voglia di non arrenderci perché siamo convinti di essere uomini tra gli uomini e con la capacità che tutti possiamo avere gli stessi sogni. Io credo che i nostri ragazzi hanno bisogno di essere rianimati nel senso pedagogico del termine, perché possano scoprire il senso più bello della vita, che non è quello di calpestare gli altri. Alla scuola bisogna dare ampio spazio, ricorda il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, perché dalla violenza delle bande di ragazzini alla camorra la strada è sempre più breve. Da un lato noi ci dobbiamo rendere conto e dobbiamo ancora indagare a fondo il fenomeno di questa violenza, d'altro canto avremo poi il 21 migliaia di ragazzi che ci credono e che quindi ci danno speranza. La mancanza di lavoro per